Benitalia 2018, siamo in Casa Blu Pura e ci troviamo in compagnia della responsabile marketing dell'azienda, Deborah Screpanti. Deborah, bentornata dinanzi alle telecamere di VellinTV.it. Grazie mille Fabio, un piacere essere di nuovo con voi. Quali le novità presentate oggi a Milano in questa 4 giorni che è la 12ª edizione di Venditalia 2018? Ad oggi Blu Pura ha scelto di presentare e spingere un prodotto che potrebbe essere ormai ben sviluppato in Italia, ma in realtà non lo è assolutamente fuori da questa nazione, ed è City Wall, che fa parte della gamma City, la cosiddetta casa dell'acqua con sistema di pagamento che eroga l'acqua del sindaco liscia e gassata, filtrata, quindi rivaluta l'acqua locale e la rende al pubblico ad un prezzo davvero competitivo e di ottima qualità. È la macchina che vedete alla mia destra e che poco fa Deborah ci descriveva, ha un bel aspetto, è carina da guardare, ha la vostra bottiglia personalizzata Blu Pura, e a chi è destinata? È destinata senz'altro alle municipalità, agli enti pubblici, ma anche in realtà ai parchi di divertimento. Potrebbero esserci altre diverse tipologie di strutture e design che sono più compatte, pronte per l'installazione, quindi anche magari per i concerti, o alternativamente per comunque sei campeggi e altre strutture, dove anche condomini e altre aree dove c'è un vasto pubblico che desidera dell'acqua di buona qualità, filtrata, refrigerata e gassata, immediatamente disponibile ad un prezzo sensazionale, e permette anche una notevole riduzione dello smaltimento della plastica. Deborah, non termina qui. Diciamo che voi esponete in questo stand anche altre attrezzature. A chi sono destinate? Sì, Blu Pura ha sempre un'ampia gamma destinata non solo al vending, ma anche all'ufficio, alla ristorazione e all'uso domestico. Ad oggi abbiamo presentato qui in fiera la Blu Soda Plus, che è un upgrade, un aggiornamento della gamma Blu Soda con i pulsanti con un LED colorato che funzionano in realtà da allarme, indicano quindi se l'impianto è in azione e se è presente o meno l'anidride carbonica che permette di fare l'acqua gassata. Inoltre fa non solo l'acqua gassata ma anche leggermente gassata e fredda liscia. A telecamere spente mi raccontavi dello sviluppo e della crescita verticale dell'azienda. Quali le novità degli ultimi 6 mesi, le novità di Blu Pura? Sì, Blu Pura sta continuando la sua crescita. L'anno scorso ha chiuso con più 64% sul fatturato, che è un notevole risultato. Ad oggi siamo, diciamo, 65 dipendenti, 2 managing directors, e abbiamo ampliato la nostra struttura a oltre 5.500 metri quadri di impianti. Beh, mica poco, insomma. Deborah, prima di salutarci, quali sono le fiere che ti attendono ancora quest'anno? Diciamo che quest'anno le ultime 2 che ci aspetteranno sono la Water Coolers Europe, che è un evento associativo che quest'anno avrà luogo a Dublino, e chiuderemo con la Brau Beviale in Germania. In realtà la maggior parte degli eventi li abbiamo concentrati nei primi 6 mesi, quindi ci riposiamo un pochino. E allora, prima di interrompere l'intervista e lasciarti poi al tuo lavoro, diciamo loro qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso cui poter entrare in contatto con voi per magari questa casa dell'acqua, oppure per tutti gli altri modelli che negli ultimi minuti loro hanno potuto guardare attraverso Vending TV. Certo, possono scriverci a info@blupura.com oppure entrare sul sito www.blupura.com e andare nella pagina contatti, dove possono trovare il loro referente commerciale di fiducia. Grazie, noi continuiamo con altre interviste per documentare tutte le novità, o quasi, noi ci proviamo, perché quest'anno Venditalia è davvero tutta una sorpresa, perché sono tantissime le novità. Grazie Deborah, saluto tutti loro. Ciao e a presto. Non andate via, le novità continuano.